Da Il Messaggero. John Lennon assassinato a New York, fu la mente dei Beatles. Ha suscitato grande impressione quasi dovunque nel mondo l'assassinio di John Lennon, il famoso componente del complesso dei Beatles, ucciso la scorsa notte a New York mentre tornava a casa insieme alla moglie. L'assassino, un giovane, forse uno squilibrato, è stato arrestato dopo qualche ora e ha confessato. Qui a New York ci si continua a chiedere il perché. Non ci sono più curiosi come stanotte davanti alla casa nella quale abitava John Lennon, ma dell'assassinio dell'ex Beatles si parla in tutta la città. I due negozi di dischi più grossi di Manhattan hanno esaurito l'ultimo album di John Lennon, due dischi a 33 giri usciti un mese fa, dopo che per 5 anni il musicista aveva disertato le sale di registrazione per dedicarsi solo al figlio. E a comprare i dischi questa mattina erano soprattutto uomini e donne sui 30 anni, cioè persone il cui passaggio dall'adolescenza alla giovinezza era stato ritmato dalle musiche dei Beatles. John Lennon è morto, ma la macchina commerciale che c'è dietro l'industria discografica sta camminando a pieno ritmo e i negozi di dischi sono già stati riforniti nel pomeriggio di migliaia di nuove copie. Dicevo che qui ci si continua a chiedere il perché. L'assassino non avrebbe ancora detto alla polizia il motivo del suo gesto. Sappiamo solo che era stato visto aggirarsi intorno alla casa dell'ex Beatle e che ieri pomeriggio aveva chiesto un autografo a John Lennon. Non abbiamo fatto caso a lui, ha dichiarato il portiere del palazzo nel quale abitava il musicista. Qui ci sono un sacco di celebrità e quindi i curiosi sono tanti. La casa è all'angolo tra la 72esima strada e Central Park West. Tra i suoi inquilini ad esempio c'è Lauren Bacall e il ballerino Nureyev. È una zona di New York che costeggia il parco e che solo da poco tempo è diventata una zona residenziale alla moda e che a New York viene chiamata scherzosamente il wrong side of the park, il lato sbagliato del parco, per distinguerla dalla più prestigiosa Quinta Avenue che del parco costeggia l'altro lato. Quindi spesso stazionano curiosi davanti a quella casa e nessuno aveva fatto caso al giovane, 25 anni, che ieri sera si è avvicinato alla macchina dalla quale stava scendendo John Lennon. Ha tirato fuori da sotto il cappotto una pistola calibro 38 e ha fatto fuoco diverse volte. Lennon è arrivato all'ospedale praticamente già morto, ma i medici hanno tentato ugualmente tutte le possibili terapie di rianimazione. Dell'assassino si sa poco. 25 anni, nato in Texas, abitava a Honolulu con sua moglie ed era disoccupato. Qualche settimana fa aveva acquistato una pistola calibro 38. Da questa notte tutte le radio di New York continuano a mandare in onda le musiche dei Beatles. John Lennon rappresentava il mito dei Beatles. Era un po' la mente del quartetto che doveva divenire il più famoso complesso musicale dei nostri tempi. E con i Beatles nasce più di 15 anni fa il mito dei giovani, un fenomeno nuovo per tutti i paesi del mondo. La musica era beat, gli abiti beat, il modo di essere era ormai diverso per le nuove generazioni. Per la prima volta negli anni 1963, 64, 65 si riunivano a migliaia quando apparivano i quattro ragazzi di Liverpool. Anche in Italia il fenomeno Beatles ebbe gli stessi effetti. E con gli anni, anche quando i Beatles si sono divisi nel 71, il loro mito ha resistito. John Lennon aveva cominciato a suonare ad appena 13 anni. A 10 aveva perso la madre, uccisa da un camion. Nel 56 aveva formato il quartetto, che ancora però non aveva preso il nome di Beatles. Da 6 anni non aveva più scritto musica, né aveva più cantato una canzone. Da 1 mese aveva tirato fuori un disco, forse sperando di ritrovare tutto il suo pubblico.